Benvenuti a tutti. In questo video vi presentiamo i giochi di Edipo, che sono una delle tre sfide di questa prima edizione del concorso di Italiano per Tutti. Ricordiamo che l'accesso alle sfide è completamente gratuito, quindi vi invitiamo ad iscrivervi. Cosa sono i giochi di Edipo? In realtà questa sfida nasce nello scorso anno nell'edizione 0 ed è la vera e propria competizione su scala nazionale. Perché abbiamo questo protagonista, questo Edipo, che presenta diverse sfide attraverso una narrazione che vi mostreremo più in là, e le squadre dovranno risolvere degli enigmi, dei giochi e sfidarsi con altre classi appartenenti alla stessa categoria. Eh sì, lo scorso anno abbiamo immaginato un Edipo leggermente sbadato, un pochino distratto, che continuamente si trova in situazioni bizzarre perché perde le lettere, fa cadere le scatoline con i dadi di Rowling, non riesce a trovare le parole giuste e quindi chiederà a tutti voi di volta in volta di trovare le soluzioni migliori di fronte a questi suoi piccoli inconvenienti e quindi vi chiederà di cercare le lettere, di riordinare le parole, di risolvere dei giochi linguistici e di sciogliere degli enigmi. Le sfide dei giochi di Edipo sono tutte calibrate in base al livello scolastico di appartenenza e si basano su, in generale, giochi linguistici, su alcuni quesiti di logica e poi si aggiungono elementi come anagrammi, cambi, aggiunte, scarti, raddoppi, zeppe e anche delle sfide su dei cruciverba. In questa sede ci concentreremo principalmente su quali sono i giochi di Edipo, quindi se volete avere maggiori notizie, dettagli, se siete curiosi, se volete ripassare un po' questi giochi linguistici, potete trovarli all'interno del percorso formativo di Rolling Cubes ABC, acquistabile tramite il sito dell'associazione Tokalon. E come gioco di riferimento di questa sfida abbiamo il Rolling Cubes ABC. Quindi anche in questo caso potrete acquistare il pacchetto adozione del gioco, sempre attraverso il sito dell'associazione Tokalon. Come gareggiano? Sempre noi crediamo appunto nella collaborazione, nella cooperazione, quindi i nostri alunni sono divisi in squadre, come vedrete anche nelle altre sfide, composte da 3 o 4 alunni. Consigliamo di dare un kit, un sacchetto di dadi a ciascuna squadra. Diciamo che se ne hanno qualcuno in più, soprattutto perché si tratta di spostare dadi, può essere utile. Quindi magari dare anche un paio di sacchetti a ciascuna squadra può essere utile. Abbiamo visto l'anno scorso, per esempio, che gli studenti magari si dividevano i quesiti e quindi avevano a disposizione più di un kit per squadra. Le fasi della sfida. La sfida è suddivisa in due fasi, una prima fase che è una selezione locale e avviene all'interno delle classi di appartenenza e la sfida si svolge all'interno di una settimana, quest'anno sarà dal 17 al 21 aprile 2023, ovviamente le prove verranno fornite in anticipo e sarà l'insegnante a guidare appunto lo svolgimento di questa sfida. E le prove poi dovranno essere caricate all'interno di un format predisposto entro domenica 23 aprile 2023. Quindi diamo qualche giorno in più di tempo agli insegnanti, soprattutto perché c'è il weekend, per poter caricare poi le prove. E questa è la selezione locale. Una volta superata la selezione locale, quindi chi riuscirà potrà accedere ad una finale, che l'anno scorso si è svolta in modalità telematica a distanza e anche quest'anno la vogliamo riproporre nella stessa modalità. Ci è sembrato molto interessante e divertente, quindi anche questa volta proponiamo la finale a distanza, che si svolgerà indicativamente nel mese di maggio. Per poter esercitarsi bene e quindi poter fare al meglio la prova di selezione di cui parlava Francesca, ogni squadra, e quindi arriverà poi attraverso sempre il canale del nostro sito e quindi dell'area risorse, una serie di dispense, quindi una serie di fogli attraverso i quali ogni squadra si potrà esercitare nei vari giochi linguistici. Chiaramente ricordiamo che
tutti i giochi saranno realizzati e pensati per i vari livelli scolastici, quindi il concorso che prevede l'accesso sin dalla prima elementare fino al biennio delle superiori presenterà una varietà enorme di possibili esercitazioni, tutte adatte al livello scolastico. In questa foto vedete le prove dello scorso anno, dell'edizione 0. In questo caso, nell'immagine compare, la dispensa della categoria elementari E3, E4 ed E5. Poi sulla destra qualche foto, dei ragazzi che si stavano cimentando nelle esercitazioni per potersi preparare proprio alla fase selettiva. Quindi, come potete vedere, invece in quest'altra slide ci sono le prove selettive delle superiori e si intravedono alcune prove, come ad esempio in qualche immagine il cruciverba, nella seconda immagine una ricerca di varie parole attraverso le lettere sparse all'interno del foglio. È un ragazzo che si sta cimentando anche nella ricerca di alcune parole sul vocabolario, soprattutto nella fase di esercitazione, nel caso in cui i ragazzi avessero bisogno, necessità di confrontarsi con il vocabolario, noi invogliamo sempre a farlo perché è uno strumento molto utile che non dobbiamo assolutamente dimenticare. Quindi, nel caso in cui avessero in mente qualche parola e non sono certi, non sono sicuri che questa parola possono utilizzarla, il vocabolario può essere sempre utilizzato. E qui invece vediamo la diretta dell'anno scorso di una delle finali, questa era la categoria E3, 4 e 5. Diciamo che i bambini partecipavano dalle loro classi. E è stato per loro quasi come un quiz televisivo, avevano proiettata questa schermata con la prova e dovevano dare risposta e comunicarla tramite messaggio. E potete rivedere tranquillamente le dirette delle finali. Perché sono ancora tutte presenti all'interno del canale YouTube dell'associazione Tocalon, quindi come potete vedere in basso a destra le potete ritrovare tutte. Entriamo nel vivo allora delle prove. Eh sì, come dicevamo prima, si intravedeva qualche immagine. In questo caso, Edipo è un detective perché deve andare alla ricerca di alcune parole, che, come un minestrone, sono, da individuare all'interno di questa serie di lettere all'interno della tabella. Ora, in questo caso, le squadre dovevano ricercare gli scrittori italiani. Chiaramente anche qui di nuovo lo ricordiamo, il tema, l'argomento proposto è sempre calibrato in base al livello scolastico. Ad esempio, per i bambini più piccoli avevamo chiesto di cercare ad esempio gli animali, oppure i colori, oppure comunque tutte ricerche che potessero fare tranquillamente e che fossero alla loro portata. Chiaramente più si alza il livello e il grado scolastico, più la ricerca da effettuare diventa più complessa e anche più adeguata al livello scolastico di appartenenza. Quelle che vi stiamo mostrando sono le prove dell'edizione 0. Per questa prima edizione qualche prova rimarrà la stessa, quindi la ritroverete, altre subiranno modifiche, altre saranno sicuramente nuove. In questo caso, ecco, Edipo aveva un bel rompicapo che chiaramente aveva lui, ma lo presentava poi a tutte le squadre. Edipo, come vi abbiamo detto, è un po' sbadato, si ricorda poche cose e in questo caso non riesce a ricordare i nomi propri delle persone. Lo riesce a fare soltanto associando il nome proprio ad un oggetto. In questo caso la richiesta era proprio questa: riuscire ad individuare il nome proprio attraverso un'immagine che era raffigurata nel foglio. In questo caso bisognava o aggiungere o a scartare la lettera iniziale. Così, ad esempio, se vedete l'immagine a sinistra, arco, marco, ora, dora, anello, nello, aria, Maria, qui con un grado di difficoltà in più perché ad esempio c'è anche un po' un cambiamento di accento. Però ecco, ripeto, lo continuiamo a dire, tutto era calibrato in base al livello scolastico.
In questo caso noi vi stiamo presentando un pochino tutte le opzioni e tutte le possibilità, quindi abbiamo inserito le prove che possono andare dalla prima fino al biennio delle superiori, quindi dalla prima elementare fino al biennio delle superiori saranno poi distribuite in maniera assolutamente calibrata. Altra prova, Edipo gioca Rolling Cubes ABC. Per questo prima parlavo del pacchetto adozione, perché avere sicuramente il gioco tra le mani è un'esperienza diversa piuttosto che dover associare le lettere così a distanza. Quindi il poter maneggiare, ruotare, spostare i dadi per loro è sicuramente più agevolante rispetto al doverlo fare solo mentalmente. Eh sì, In questo Francesca, caso. qui possiamo ricordare che infatti lo scorso anno, proprio nella diretta, nella finale, le varie squadre avevano tra le mani il sacchetto di Rolling Cubes ABC proprio per avere la possibilità di spostare i dadi e quindi riuscire a trovare più facilmente le varie combinazioni. Quindi sicuramente invitiamo ad avere tra le mani il gioco per poterlo far sperimentare nel modo migliore. Essere anche più rapidi, più veloci e come diceva all'inizio Francesca, soprattutto ecco in fase di finale, si potrebbe poi dare alla squadra in questione più sacchetti in modo tale che i tre o quattro componenti della squadra possano tutti averli tra le mani e quindi lavorare anche più velocemente, collaborando anche di più. Assolutamente. Questo gioco ci è stato ispirato da una modalità di gioco del Rolling Cubes ABC che di solito chiamiamo fiumi di parole monotematiche. Quindi, se volete approfondire anche le modalità di gioco, le trovate all'interno del percorso formativo. E in questo caso il tema assegnato era la guerra, quindi dovevano riuscire a trovare più parole a tema guerra. In alcuni casi diamo alcune restrizioni, per esempio trovare solo nomi, aggettivi, in altri casi diamo libertà completa, come in questo caso, quindi anche i verbi potevano andare bene. E poi abbiamo questo Edipo distratto. Edipo scrive una serie di sei nomi, purtroppo uno di questi nomi è scritto male, e quindi non rientra in una categoria. Qui abbiamo Babilonesi, Caramelle, Egitto, Medioevo, Napoleone, Romolo. Stiamo parlando ovviamente di storia, di periodi storici. Le caramelle non sono la parola corretta e quindi attraverso un cambio di lettera devono anche correggere la parola sbagliata. Quindi non saranno le caramelle, ma saranno le caravelle. E quindi oltre a trovare la parola errata e la categoria che accomuna tutte e sei le parole, dovranno andare a modificare la parola sbagliata cambiando una delle lettere. Nel caso dei più piccoli, solitamente diamo un cambio di lettera iniziale per agevolare, quindi per far capire anche qual è la lettera sbagliata. Con i più grandicelli ci permettiamo appunto di dare un qualsiasi cambio, che sia iniziale, finale o interno. Eh sì, un po' è quello che accade anche in questa prova, l'Edipo incatenato, che è una prova, diciamo, abbastanza complessa e abbiamo fatto in modo che potesse essere proposta sia ai piccoli che ai più grandi, anche qui variando il grado di difficoltà. L'obiettivo in questo caso di Edipo è quello di far trovare alle varie squadre il collegamento e quindi le parole incatenate che vanno dalla prima fino ad arrivare all'ultima. In questo caso, nell'esempio che vedete, da partire da cane e arrivare a gallo. In quale modo? Andare a vedere, producendo altre parole in mezzo tra cane e gallo, quanti passaggi si possono effettuare utilizzando uno dei giochi linguistici che vedete, un cambio di lettera, un'aggiunta, uno scarto, un raddoppio, una zeppa oppure un anagramma per poter giungere alla parola finale. Quindi il gioco, la prova chiedeva proprio questo, quindi andare a vedere quante parole, di quante parole avevo bisogno per arrivare fino a gallo. Ora, alle elementari lo abbiamo un pochino semplificato. Ad esempio, abbiamo inserito già le possibili parole per poter giungere alla parola finale e abbiamo chiesto ai bambini di metterle in ordine. È chiaro, alle medie
e alle superiori, cui si richiede magari un grado anche maggiore di velocità, rapidità per poter effettuare dei giochi linguistici, queste scelte di parole non sono state date, ma potevano scegliere in totale autonomia i vari passaggi da effettuare. E quindi chiaramente chi aveva effettuato meno passaggi sarebbe stato indubbiamente il più bravo nella prova. In questo caso, ad esempio, ecco, partendo magari da cane per arrivare a gallo, potreste divertirvi a vedere come poter raggiungere fino alla parola finale. E sempre, ecco, un lavoro sempre di ricerca, di scoperta di parole, anche quello delle parole nascoste, perché anche qui c'è un gioco che ci porta attraverso un recupero di una delle prove tipiche della settimana enigmistica, di andare a scovare le incognite che si presentano proprio con la X e la Y. Quindi ci saranno delle due parole all'interno di un piccolo testo. Se ci si riesce, lo si genera anche in rima, perché magari la rima può favorire anche la ricerca delle parole. E l'obiettivo delle squadre è proprio questo: andare a ricercare le parole nascoste dietro a queste incognite. Viene sempre indicato il tipo di gioco linguistico che è stato scelto per poter arrivare alla seconda parola, e quindi dalla prima aggiungere poi alla seconda parola. Ora, in questo caso, trattandosi di una zeppa sillabica, un gioco linguistico abbastanza complesso, possiamo dire che, ecco, il livello scolastico a cui si potrebbe proporre questo tipo di gioco, si muove tra le medie e le superiori. Quindi, come diceva prima Francesca, è evidente che per la categoria E1 e 2, quindi prima e seconda elementare, 3, 4 e 5, quindi terza, quarta e quinta elementare, i giochi che si vanno a proporre in questo caso sono sicuramente più semplici. Ad esempio, sono molto diciamo risolvibili i cambi di lettere iniziali, ma anche, Raddoppi. più dei raddoppi, e quindi ecco sono quelli che poi andiamo a cercare. In questo caso la soluzione è Mosè e poi mostruose, quindi andare ad inserire una zeppa con così tante lettere è sicuramente complesso, ma ecco, quanto più si sale nel livello scolastico, tanto più si chiede una diciamo ricerca linguistica più approfondita. Sì, diciamo che inconsciamente stanno lavorando anche sulla divisione sillabica, perché vedere tutte quelle Y lì può far sembrare chissà quali lettere siano state aggiunte, in realtà è solo una sillaba, quindi anche andare a lavorare sulla divisione sillabica può essere divertente, può essere un modo per ripassare. E poi abbiamo questo Croce Edipo. La storia di questo Croce Edipo è che il nostro Edipo doveva produrre un cruciverba da proporre a un settimanale di enigmistica, e però, come al solito, va di fretta, non ha tempo e quindi chiede l'aiuto delle squadre. È un Croce Edipo un po' particolare, quindi non va in risoluzione come solitamente si fa con i cruciverba, ma si va in creazione in questo caso. Alcune parole vengono già fornite, quindi, per esempio, in questo caso sono anche già state inserite all'interno del cruciverba, perché ci è stato spiegato dal nostro esperto di enigmistica, Giorgio Dendi, che ci aiuta anche a preparare le prove, che ci sono alcune combinazioni particolari per creare un cruciverba, quindi non è così facile e immediato. Quindi le parole che vengono scritte sono quelle più difficili, che difficilmente appunto riescono a individuare gli studenti. Il resto del cruciverba deve essere completato usando solo ed esclusivamente i dati presenti nell'immagine sopra, quindi le facce presenti sopra il cruciverba. La bellezza dei dati è che abbiamo due simboli jolly che sono l'uguale e il diverso. Quindi io posso andare a inserire un simbolo diverso e quindi magari per la parola in orizzontale ha il significato di una lettera, in verticale ha un'altra lettera. Funziona e quindi aiuta i bambini, i ragazzi a riflettere anche sulle differenze tra le parole. E devo dire che forse è uno dei giochi che ha riscosso anche più successo, perché andare a produrre piuttosto che risolvere, per loro è stimolante.
Diciamolo che il cruciverba sia per i più piccoli che i più grandi chiedeva di andare ad inserire attraverso i dadi parole da quattro lettere. Quindi erano produzioni, come dice Francesca, non in risoluzione di una domanda richiesta, ma l'inserimento di parole da quattro lettere. E quindi tutte le altre o venivano fornite attraverso una lista o, come già vedete in questa immagine, inserite già direttamente nel cruciverba. Nel caso di E1 e E2, quindi anche qui rassicuriamo le colleghe che parteciperanno con i propri alunni più piccolini, il cruciverba non era stato presentato in questa modalità così grande, ma era molto più ridotto, molto più piccolo, non presentava ad esempio parole da 9 oppure da 5 oppure da 3, da 2, ma presentava soltanto parole da 4 e quindi in alcuni casi anche con alcuni piccoli aiuti, quindi con delle lettere già presentate. Quindi continuiamo a dire che questo tipo di prova, come le altre sfide dell'edizione sia zero che abbiamo fatto lo scorso anno e quest'anno la prima edizione, si prestano perfettamente per tutti i livelli scolastici, quindi dalla prima elementare, quando si sta ancora imparando a leggere e scrivere, fino ad arrivare ai più grandi, il concorso risulta davvero molto stimolante, perché ognuno riesce a tirare fuori quelle capacità e quelle competenze che sta acquisendo nel proprio percorso di studi. Vi ricordiamo che potete iscrivervi alle tre sfide di questa prima edizione entro il 23 gennaio 2023, ovviamente. E quindi vi invitiamo a seguirci, a farci domande tramite mail, seguirci sui canali social e guardare il sito di Italiano per Tutti, che è in costante aggiornamento, per avere tutte le notizie utili per poter partecipare alle sfide. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo numerosi.